L'articolo 1 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità ha dato una definizione dal 2006 di che cosa si intende per persone con disabilità. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive e sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena e effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con gli altri. Quindi fondamentalmente la violazione di quelli che sono i diritti di uguaglianza delle persone con disabilità viene considerata una violazione dei diritti umani. Questa definizione stabilisce un po' un prima e dopo tra quello che era prima la definizione di disabilità e quella che è adesso. Qualcosa di simile lo possiamo vedere anche nel cinema, perché se noi prendiamo a confronto film come Rain Man del 1988 o Forrest Gump del 1993 e lo confrontiamo con dei blockbuster come Quasi Amici del 2011 o anche perché no, La forma dell'acqua del 2018, notiamo come la percezione e la rappresentazione al cinema anche della disabilità sia completamente cambiata. Se non Nonostante sia un film cult importantissimo per la storia della rappresentazione della disabilità al cinema, Rain Man, ancora nel 1988, poteva fare una rappresentazione del personaggio di Dustin Hoffman, del personaggio di Ray, in maniera, se vogliamo, un po' didascalica, accentuando quelle che sono le caratteristiche dell'autismo in quel caso, che ancora oggi resta una patologia misteriosissima, ma che nel 1988 era pressoché sconosciuta e indescrivibile, come tra l'altro nel film notiamo. Oggi ci accorgiamo che è un po' cambiata e che la rappresentazione della disabilità al cinema non ha più strettamente per oggetto al cinema quelle che sono le caratteristiche della disabilità, ma sono quelli che sono i caratteri di identificazione del disabile con tutti noi, quindi chiaramente quelli che sono i suoi conflitti universali. E se prendiamo un film come Quasi Amici, quello che viene rappresentato è il desiderio della persona con disabilità di non essere, di non subire la pietà di chi gli sta attorno, oppure di vivere un vero rapporto di amicizia, che poi è quello che il personaggio vive che il protagonista vive con il personaggio di Driss, e ancora possiamo anche prendere un film un po' più fuori dagli schemi, come La forma dell'acqua, lì si vede come due personaggi, entrambi non appartenenti a uno schema, quindi nel caso della protagonista lei è muta, nel caso del mostro di cui si innamora lui è un mostro, e appunto in questo caso questi due personaggi si incontrano e si innamorano e questo rende diciamo questo legame assoluto e soprattutto lo identifica all'interno di quello che è un messaggio universale che viene dato nel cinema, cioè il fatto che l'amore non è di nessuno, non è né normale né anormale ed è un diritto di tutti. E la cosa interessante del cinema degli ultimi anni è che diciamo che vengono associati a quelli che sono i diritti delle persone con disabile, non solo i diritti, se vogliamo, primari, quindi il diritto alla mobilità, il diritto ad avere una vita dignitosa, il diritto ad avere cure, eccetera, ma anche diritti, se vogliamo, di cui ogni tanto ci dimentichiamo, come per l'appunto il diritto all'amore, il diritto alla sessualità, il diritto a essere inclusi nella società in quelli che sono tutti gli aspetti della società.